Lei mi chiamarono e dissero: guarda, sta questo corso di 2 anni che automaticamente fai un anno e 4 mesi di studio e gli ultimi 6 mesi ti mettono in posto di lavoro, ti mettono a posto. Ho cominciato il corso, il progetto, perché volevo crescere in sé. Riponevo tutte le mie speranze in questo perché non trovavo difficile magari andare a scuola eccetera. Ma ho fatto fino al secondo superiore. Avendo 18 anni, ho detto: aspetta, ma mi fermo un attimo e ci rifletto sopra e penso che a Roma dove devo andare per, diciamo, costruire una strada migliore per il futuro. Abbiamo pulito il terreno, ma non con quello, non mi siamo andati piace. nel bosco, abbiamo trovato legno, mattoni e tante altre cose. Il legno serve a costruire le panchine per sederci intorno a questo recinto con l'aiuola al centro. Abbiamo provato anche molti lavori prima di entrare proprio nel lavoro effettivo, dalla pizzeria, cucina, massaggi, stampante 3D, barca a vela, variati, molti svariati lavori abbiamo testato e poi a fine progetto, si può dire, abbiamo deciso di scegliere dove andare. Ho scelto questa azienda perché prima cosa mi è sempre piaciuto, è la mia passione, e poi soprattutto qui perché mi hanno accolto dal primo giorno benissimo e mi sono trovata subito. Dopo il tirocinio spero di rimanere qua perché mi trovo bene, soprattutto pure con Vittorio, cioè si è creato un bel rapporto. Ci è stato chiesto di ospitare qualche ragazzo per fare un tirocinio lavorativo, abbiamo pensato che potesse essere una buona opportunità. Dopo il tirocinio spero di lavorare in ambienti simili più o meno, di imparare lingue, di viaggiare. Allora, quando sono venuto qua ero entusiasta, poi ho visto il lavoro e mi sono scoraggiato un po', però ho imparato a fare le cose che non sapevo fare prima, mi sono impegnato di più ovviamente. E adesso mi piace fare questo mestiere, mi impegno al 100% per fare ogni cosa. È importante che comunque questi ragazzi svolgano un percorso di apprendimento e che comunque continuino ad applicare quello che studiano praticamente. Così. Quindi dopo il tirocinio, a parte fare un po' di esperienza qui in cucina, credo che continuerò qui, o in questo ambiente, perché vorrei anche spostarmi da Napoli. Il mio impegno all'inizio non era così perché era diverso, non facevo molte cose. Mi sembrava un po' tipo che mi scocciavo, perché cioè in pratica non facevo niente. Poi adesso è molto di più, è più appassionante. C'è continuità e c'è voglia di andare avanti e di avere un futuro da pizzaiolo. Le cose che faccio di solito in azienda, se c'è da fare anche una preparazione per poi usufruire per fare le pizze, di solito faccio questo. Se scendo la mattina, se scendo di sera, sono più propenso per preparare i panetti per poi andare a fare le pizze. Dipende anche dalle giornate. Comunque uno dei miei sogni è scrivere un libro di cucina e aprire un ristorante in futuro.